Dentro quest'ostia c'è un cuore palpitante di amore. Noi non vediamo questo cuore, ma crediamo che questo cuore qui, aperto, grondante di sangue, fiammante di amore per noi, i nostri occhi sono chiusi, però la realtà è più grande di quello che vedono i nostri occhi, la realtà che al di là dei nostri sensi, ma è una realtà stupenda, misteriosa. Il tuo cuore palpita di amore per noi, il tuo cuore aperto. Oh Gesù, siamo nel mese del tuo cuore. Tu rivelasti ai tuoi santi le ricchezze di amore del tuo cuore. Fa sentire anche a noi questa sera l'immenso amore del tuo cuore per noi, la tua compassione per noi, la tua misericordia per noi. O cuore di Gesù, aperto a noi. Noi ti adoriamo qui in questo Santissimo Sacramento. Vivo e vero tu sei in questo sacramento dell'altare e il tuo cuore umano palpita proprio in quest'ostia benedetta. Noi non lo vediamo, ma sappiamo con sicurezza, la sicurezza della fede, che il tuo cuore è palpitante qui di fronte a noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Dolce cuore del mio Gesù. Fa che io ti ami sempre più. Cuore. Signore Gesù, era stato scritto nel profeta Zaccaria: guarderanno colui che hanno trafitto. Tu sei stato trafitto per noi e adesso tu ci dici: venite a me, o voi tutti affaticati e stanchi, venite a me voi tutti che avete dei pesi sulle vostre spalle, voi stressati, venite a me, guardate il mio cuore, guardate il mio cuore, imparate da me che sono mite ed umili di cuore, imparate dal mio cuore ad essere miti ed umili, e allora il vostro peso sarà leggero, il vostro giogo sarà suave. Sì, oh Signore, questa sera noi vogliamo guardare a te, mite ed umili di cuore, e vogliamo venire a te per imparare da te, e allora la nostra spostatezza sarà cambiata in leggerezza, allora i nostri pesi saranno leggeri, il nostro giogo non ci peserà più, allora il nostro cuore sarà nella pace e nella gioia, perché tu hai preso su di te tutte le nostre miserie, tutti i nostri pesi. Ti ho lodato e ringraziato ogni momento. Santissime e divinissime. Sono il tuo Dio, il tuo Signore, vorrei che ti guarisca.
Signore, tu ci dici, voi tutti affaticati e stanchi, o voi tutti spossati, voi tutti che avete il cuore stanco dal lungo camminare, voi che siete stanchi di aspettare, voi che siete stanchi nel lottare, venite a me. Voi che siete stati nel dolore e nel pianto e avete il cuore afflitto, voi che avete il cuore spezzato per i dolori subiti, voi che avete il cuore ferito, il cuore piegato per l'ingratitudine degli altri, voi che siete amareggiati di cuore perché avete gustato il fiele della parola umana, della parola che avvelena, voi tutti che avete l'amarezza nel cuore, venite a me. Voi tutti che vi siete smarriti lungo le strade, avete smarrito la via, voi tutti smarriti di cuore, venite a me. Voi tutti languidi, voi che non ce la fate più a camminare, venite a me. Voi tutti delusi nelle aspettative, voi delusi dai comportamenti familiari, dei comportamenti degli amici, venite a me. Voi tutti che in qualsiasi maniera soffrite nel vostro cuore e avete il cuore trafitto, adorato, squarciato, venite a me. Il mio cuore è squarciato per voi, il mio cuore è afflitto per voi, ma il mio cuore è largo, nel mio cuore c'è posto per tutti. Il mio cuore è la casa del Padre, è la casa vostra, venite a casa vostra, riposate nel mio cuore e troverete pace per le anime vostre. Dio Spirito Santo, vieni su di noi, vieni o Spirito Santo, perché questa parola che questa sera noi abbiamo proclamato è per noi oggi e non possiamo cercare altra consolazione se non nella tua parola. Allora vieni o Signore, perché tu hai proclamato beati tutte le categorie di uomini, siamo tutti noi qui ammalati di ogni specie. Vieni o Spirito Santo, vieni a consolare i nostri cuori, vieni o Spirito di Dio, scendi con potenza, noi tutti ti invochiamo, scendi o Spirito Santo, vogliamo invocarti perché non possiamo riconoscere Gesù il Signore che è qui in mezzo a noi, nel Santissimo Sacramento dell'altare. Vieni o Spirito di Dio, vieni perché il nostro cuore, il mio cuore è ammalato, vieni o Spirito di Dio. Vieni perché ammalato di ogni malattia, tu lo sai. Vieni, o Signore, dammi la vita. Noi ti invochiamo questa sera. Scendi su di noi. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Tutti insieme. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito di Dio. Vieni, Spirito Consolatore. Vieni, Spirito Signore che dai la vita. Scendi su di me. Vieni, o Spirito Santo. Noi ti invochiamo. Passa in mezzo a noi, passa in mezzo a noi.
Spirito liberatore. Ascolti il grido degli umili e degli oppressi, senti il mormorio da quanti gemono in mezzo a voi, e senti il vostro mormorio e il vostro languore. Gridate a me, popolo mio, ed io vi esaudirò. Il vostro grido giunge nel mio cuore, il mio cuore si apre a voi, io sono il vostro Dio che vi consola. Torrenti di grazia scendono dal mio cuore su di voi, un fiume in piena scende dal mio cuore su di voi. Gridate, gridate, fate sentire il vostro lamento, il vostro pianto, io sono il vostro Dio. Apri il tuo cuore, popolo mio, versa torrenti di grazia, il mio cuore su di te. Apri il tuo cuore, popolo mio, ti ascolti il tuo lamento, il tuo grido di oppressione è giunto alle mie orecchie, e qui io mando il mio liberatore. Queste sere io vi libero, io vi sciolgo dalle vostre catene, io vengo in mezzo a voi, verso l'orio della misericordia, i vostri cuori. Grida, grida ancora più forte, popolo mio, il mio cuore è aperto verso di te, il mio cuore si apre, e il mio cuore è aperto, fiamme di amore scendono da me. Gridate a me, io sono in mezzo alle vostre pene, io sono nelle vostre case, io sono nei vostri dolori, io sono nelle vostre malattie, io sono nei vostri lamenti, io sono il Signore che patisco con voi e sono in voi. Ancora un po' che vedrete, ancora un po' che vedrete, popolo mio, popolo del mio cuore. Ecco, faccio io una cosa nuova, proprio ora germoglia, ma non ve ne accorgete. Thank you.
accorgete, aprite gli occhi, cose nuove fa il Signore, e qui in mezzo a noi. Continua, continua. Non ricordate più le cose passate. Il passato è passato, non esiste più. Cose belle, cose nuove, cose migliori, ci lascia il Signore. Non pensate più le cose antiche. Non ricordate più le cose passate. Non pensate più le cose. Ecco, faccio io una cosa nuova, proprio la mia gloria, ma non se ne accorge. Nel mio cuore c'è posto per voi, il mio cuore largo c'è posto per tutti voi. Versate le lacrime nelle mie palme, nelle mie mani, io raccolgo le vostre lacrime, io bevo le vostre lacrime, io sono il vostro Dio, io sono il vostro Dio. Anche quando tutti si dimenticassero di voi, io non mi dimenticherò mai di voi, popolo mio. Io sono più che una madre, più che un padre per Israele, io sono il vostro Dio, colui che vi ha creato. Alleluia. Alleluia. Popolo mio, piegate le ginocchia davanti a me, voglio versare fiumi di amore su di voi, bevete, bevete, bevete al mio cuore, il mio cuore aperto, questa sera io verso torrenti di consolazione, di amore, io sono qui in mezzo a voi, credete al mio amore, credete al mio amore, credete al vostro Dio, in me non c'è menzogna, c'è verità, in me c'è amore, unicamente amore e misericordia per voi. E adesso perdonatevi gli uni gli altri, non mi macchiate di mancanza di amore. Io vi ho perdonato, perdonatevi gli uni gli altri, perché la mia guarigione scende su di voi. Non conservate il rancore per il vostro fratello, non ricordate più le cose passate, le cose antiche, cose nuove germoglieranno dentro di voi. La mia salvezza scende in mezzo a voi,
perdonatevi, amatevi gli uni gli altri, scordatevi il male ricevuto, benedite coloro che vi hanno maledetto, benedite Dio, vi benedirò, io sono il Signore che vi parlo.